di corsa contro abusi, violenza e discriminazione di genere. La terza edizione del Festival Percorsi, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Percorso Donna, è partita di slancio con 104 atleti e atlete che si sono dati appuntamento sul lungomare di Pesaro in occasione della staffetta solidale Libere di Corsa. Corridori amatoriali, ma pure professionisti, pentatleti e maratoneti, uniti dall'intento solidale creato dal Lions Club della Rovere di Pesaro, che ha coinvolto nell'organizzazione Atletica Banca di Pesaro e Panathlon. A vincere la staffetta femminile la squadra De Blondis, formata da Simona Bruscoli, Emanuela Trombini, Alessandra Renzoni e Francesca Palmieri. A vincere la staffetta maschile la Dinamo di Marco Ciamaglia, Matteo Giustini, Luigi Ciabattoni e Paolo Moreschi. A primeggiare fra le squadre miste la Gabbiano, composta da Emanuele Gambini, Natalia Fernandez, Juan Pablo Fernandez e Reda Chenouf. In gara anche un team con Mila Della Dora, Simona Palazzi, Michela Vetri e Rosina Alessandri, rispettivamente assessore di Pesaro, Cagli, Urbino e Gabicce. Il messaggio che bisognava portare era un messaggio importante, quindi è importante essere presenti in apertura e in chiusura. Io ringrazio veramente Percorso Donna, il Lions Club della Rovere, il Panathlon, l'Atletica Banca di Pesaro e Rossini TV che hanno deciso di sostenere questa manifestazione. Sono tante le persone che hanno deciso di correre e di camminare, non solo pesaresi, ma ho visto tante persone che sono arrivate sia dall'entroterra che da Fano e anche dall'Umbria, il che vuol dire che il messaggio che si vuole portare è un messaggio importante, quello di no alla violenza sulle donne. Mi ha fatto piacere essere qua perché questa è davvero l'occasione in cui vale il motto e l'importante è partecipare. Io non sono qua assolutamente per vincere, ma sono stata in gara con altre tre mie amiche in questa staffetta contro la violenza sulle donne. Quindi ringrazio Lions, ringrazio Percorso Donna per questa iniziativa che davvero ha avuto grande successo e partecipazione. Complimenti, andiamo avanti così. L'atmosfera che si respira oggi è unica ed è un segnale per tutti. È stata una grande soddisfazione vedere la così ampia partecipazione, ci hanno sorpreso, consideravamo un certo numero di magliette, abbiamo dovuto ristamparle. È veramente una gioia, anche perché la presenza di così tante persone ci permette di trattare un argomento che è importante per il Lions, per il board internazionale, che è quello del contrasto alla violenza di genere, e che noi abbiamo scelto di trattare in una maniera, diciamo, più soft, coinvolgendo le persone con questa corsa, con l'attività fisica, per permettere loro di conoscere un problema che in genere allontana e che va trattato con le parole giuste, perché proprio perché allontana. E Percorso Donna, che è l'associazione alla quale devolviamo la raccolta dei fondi, sa proprio quali sono le parole giuste per parlare di questo argomento spinoso, difficile e che allontana, e invece va affrontato. E oggi è l'occasione perfetta per raccogliere fondi per una giusta causa.